Elisa? Ciao Tinto, ciao Roberta, buongiorno dai... Buongiorno dai camperisti! Eccoli qui, Enrica e Andrea. Continua il nostro viaggio in Veneto, ci troviamo nella provincia di Belluno, quindi ci siamo spostati con il nostro Gigio Blu dalla provincia di Treviso, dove eravamo ieri a Val d'Obbiadene, fino ad arrivare al lago d'Arsiea. Abbiamo percorso circa 40 chilometri con il nostro Gigio Blu, che io vorrei guidare entro la fine di questa settimana, Andrea. Ci sto pensando. Non lo escludo, vedremo. Sono bravissima, diteglielo anche voi. È vero, ho imparato. Comunque, guardate dove ci troviamo. Ho imparato, dice Roberta. Siamo sul Ponte della Vittoria, chiamato anche Ponte delle Catene, che oltre ad essere bellissimo per la sua architettura, ha anche un valore legato alla memoria. Ce lo racconta la nostra guida, Antonio. Bene, siamo in uno dei punti più caratteristici del comune di Arsiea, il Ponte della Vittoria o Ponte delle Catene, chiamato Ponte della Vittoria perché è stato inaugurato il 4 novembre del 1928, quindi a 10 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale. È una passerella in legno sospesa di circa 90 metri che collega le due sponde del lago del Corlo, del lago d'Arsiea, lago artificiale creato nel 1954 con lo sbarramento del torrente Cismon con una diga che si trova poco più a valle. È un ponte sospeso, infatti noi cerchiamo di non muoverci più di tanto perché oscilla. Io dico la verità, ho anche un po' di paura, non dobbiamo guardare sotto, ragazzi, però tienimi la mano, Andrea. Torna sulla terraferma, Elisa. Antonio, quali sono le attività che possiamo fare qui? Se noi attraversiamo questo ponte, ci troviamo sulle pendici del massiccio del Monte Grappa e su queste pendici troviamo numerosissimi sentieri che possono essere percorsi e si possono raggiungere numerosi borghi e borgate, una volta molto abitati dalla popolazione di Roca, che è questa frazione qui di fronte a noi, e ora sono quasi completamente disabitati, se non per il periodo estivo. Antonio ci parlava anche di un borgo dove il tempo si è fermato, vero? Sì, è il famoso borgo fantasma di Fumegai, che si trova poco distante da qui. Possiamo raggiungerlo a piedi, Antonio? Si può raggiungere a piedi per una comoda strada e con una camminata di circa 45 Bene. Minuti. 45 minuti. Ah, facciamo passare anche la signora, vedete che qui si... Elisa, ci vediamo più tardi. Va bene, ragazzi, Andrea, 45 minuti a piedi. Sì, vediamo. Ci vediamo più tardi. Dopo pranzo. Grazie, a dopo, ragazzi. A Grazie, dopo. Elisa. Ragazzi, guardate che fortuna. Abbiamo trovato uno splendido campeggio situato proprio sulle sponde del lago di Arsiec. Che meraviglia! E il nostro Andrea è molto felice perché siamo arrivati qua e abbiamo fatto subito amicizia con chi? Col signor Tony. Tony, da dove te viene? Da Vicenza, po'. Da Vicenza viene il signor Tony, è vero? E qui sul lago d'Arsiè, che cos'è o che se pesca? Trote salmonate, sì. Trote iridelle e anche c'è la marmorata che non si può prendere, devo lasciarla. Ecco. Lo lasciamo là, perché è protetta, va bene. Però per adesso non abbiamo pescato nulla, Elisa, vero? Elisa, scusa. Eccoci qua, ecco. piano. Cerca sì. di non cadere. Puoi sì. chiedere al signore quanto ha dormito stanotte?
Quanto ha dormito stanotte? Tutta la notte. Come? E la notte qui a campeggio si dorme benissimo. Ho capito, ma da chi Dio, dorme si non dorme piglia da pesci? Dio. Io non lo ecco, so. Molto mamma bene. E anche però dice Tinto dallo studio che chi dorme non piglia pesci. Certo, certo, chi dorme non piglia pesci, però... Adesso posso anche dormire. Vabbè, giusto. Simpatico. Va male. Molto simpatico. Andrea è molto contento perché pesca fin da quando era bambino, è vero? Sì, da quando ero piccolino. Poi quando ho sposato ho smesso. No, 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 veramente. Dai, non ci credo. Cosa hai fatto a quest'uomo? Non pesca? No, no, adesso peschiamo con il camper, viaggiamo e come in Norvegia abbiamo pescato tantissimi pesci. È stato bellissimo. Bello. Perché i campeggiatori si dedicano anche alla pesca. Qui abbiamo il titolare del campeggio che ci parlava di tutte le attività che possiamo fare qui. Qua si può pescare e poi è un vero paradiso per lo sport, perché si può nuotare, si può andare in canoa, si possono fare giri mountain bike, escursioni, un sacco di cose all'aria aperta. Grazie Andrea per questo programma che probabilmente faremo nel pomeriggio. Intanto io e Enrica volevamo farvi vedere che cosa abbiamo fatto ieri, perché abbiamo abbandonato il nostro Andrea. Sì. E che cosa abbiamo fatto? Un'esperienza. Abbiamo vissuto un'esperienza indimenticabile, veramente. Siamo curiosi. Guardiamo insieme il filmato. Vediamo. Le camperiste sono coraggiose. Sì. Ed ora a bordo del Grappa realizzeremo uno dei nostri più grandi sogni, quello di volare. Volare. Per fare questo ci affideremo a Roberto. Grazie Roberto. Ciao. Che cosa ci aspetta? Allora, vi aspetta semplicemente, in poche parole, la cosa più bella che potete provare nella vostra vita. Sì, proprio quello che volevamo. Sì. Che è il volo. Io sono un po' di parte, ovviamente. Il volo con il parapendio. Con il parapendio. E lo possono fare tutti? Sì, certo, lo possono fare tutti. Enrica, bello, è una cosa indescrivibile. Ragazzi! Bellissimo! Che bello! Che bello! Come nei sogni più belli. Anzi, ancora di più, ancora di più. Bravissima, brava Elisa, ci collegheremo più tardi con te, che invidia. Elisa cara! Sì ragazzi, Elisa. Noi abbiamo lasciato perdere la pesca. Sì. Ti volevo fare i complimenti. Qua. Siamo... Sei stata bravissima. Per fortuna, i complimenti anche sì, a me. Bravissima. Perché il volo, avete visto, non ti tiri mai indietro. Poi convinci tutti i camperisti. Ci riesci sempre. Sì. Brava Elisa. Brava. Super sportiva. Ci piacciono le donne d'avventura. Come sei dolce, Roberto. Lo penso grazie. Davvero. È vero. Sì, 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 anche tu, Tinto, sei carino. Noi siamo rientrati al campeggio. Siamo sempre qui in diretta al Lago d'Arzier. Guardate. E queste, guardate che carine sono le casette colorate, oltre alle tende, oltre ai camper c'è anche questo, anche queste sono curiose. Siamo pronti per lo spuntino del camperista che oggi ha preparato Enrica. No, io no, ci ha pensato Andrea. No, io no, io non ci ho pensato, ci ha pensato Anna forse. Meno male che c'è Anna. Ragazzi, guardate che cosa abbiamo qui, una specialità di questo territorio. Siamo nella provincia di Belluno e questo è
il panino onto? No, come si dice in dialetto, dai. Panino onto. Onto? In che cosa consiste? È fatto con il pastin, che non è altro che la pasta del salame, non stagionata, sì, presentato come un hamburger. Prima viene cotto alla piastra e poi viene fatto sul suo grasso la verdura, che è la cipolla e i peperoni, e da lì panino onto proprio. Bravo, sì, vediamo anche Andrea che lo studia bene, vero? Questo non è l'hamburger, no, hai capito? No, mi sa, è molto molto più buono. Iniziamo su... Sì, sì, adesso c'è solo da riflettere, cioè non mi sembra proprio uno spuntino dietetico, ecco, cioè, come possiamo fare poi per smaltirlo? Niente, nel senso, siamo qui al lago, quindi si può pescare sicuramente, andare a pesca, fare una passeggiata, quindi a pesca soprattutto. Dici che a pesca, secondo te, a pesca noi ci mettiamo lì? Gente, io penso, sì, non ci muoviamo tanto, facciamo una vita tranquilla. Lui è felice. D'accordo anche tu, Andrea. Lavoro poco. È felice, sì. Enrica, che dici? Una bella passeggiata oggi, possiamo fare? Ho appena mangiato il panino. No, loro ancora non lo sanno, però io ho in programma pomeriggio un'altra avventura, questa volta però voglio che Andrea prima prometta in diretta su Rai 1 che affronterà insieme a noi questa avventura di cui ancora non sai nulla. Basta che non si vola perché soffro dell'altezza, quindi è una cosa tranquilla. Quello vuole pescare, vuole stare allora, tranquillo. Allora, non si vola va bene, sì? Non si vola va bene, però una cosa proprio tranquilla non è. Ragazzi, vabbè, siamo a camper. Lo scopriremo solo vivendo, anzi solo guardando camper. Sì, no, lo scopriremo domani, Tinto. Grazie Elisa. Grazie Elisa Silvestrin. In collegamento anche oggi, puntata ricchissima. Vediamo altro tempo e vediamo cosa hanno combinato insieme Elisa Silvestrin con i nostri due amici camperisti Andrea ed Enrica. Vediamo, andiamo in Veneto. Andiamo. I camperisti sono pronti per una nuova avventura. Faremo rafting sul fiume Brenta. Sì! Dai Andrea, anche tu, dai che andiamo. Sì, vedrai, no, sarà bello, è bello, dai. My face above the water. My feet can't touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon. Per questa bellissima esperienza ci affideremo a Ivan. Ivan, allora che cosa ci aspetta? Ci aspetta una bella discesa sul fiume Brenta tra l'Alto Piano di Asiago e il Monte Grappa. Iniziamo! Prendo la corda di qua e tutto il corpo dentro del gommone. Camper, si parte! Enrica, è stato bellissimo. Bello, veramente entusiasmante. Bello. Guarda, mi è piaciuto proprio. Non ho avuto paura per niente. Nemmeno io. Facciamo subito. Guarda, sì, dai. Possibile. Oh, anche io, eh? Va bene, sì, dai, lo facciamo tutti e tre, okay, insieme. Promesso. Ok, bellissimo. Ma bravi. Guarda, la nostra Elisa è riuscita a fare, sì, Enrica e Michele qualsiasi cosa questa settimana. Complimenti, coraggiosissimi. Vedi, dal camper al canotto per fare il raft. Elisa Silvestrini in Veneto, dove? Ciao Tinto, ciao Roberta, buongiorno dal Veneto. Buongiorno dai camperisti. Noi oggi siamo seduti comodamente, come probabilmente lo sono i nostri telespettatori a casa, e stiamo ammirando un panorama mozzafiato. Guardiamolo insieme qui.
Respiriamo, possiamo respirare tranquillità, serenità, l'immensità. Ci troviamo sulla cima Ekar di Asiago, siamo a 1360 metri di altitudine e affacciati proprio su tutto l'altopiano di Asiago. Andrea, come si sta qua? Benissimo, oggi mi trovo proprio bene qui, è rilassante e fa proprio per me. Bello. Enrica, anche tu? Sì, benissimo. Dopo tutto lo sport che abbiamo fatto i giorni scorsi. Siamo seduti su una panchina gigante, enorme, gialla. Sì. Questo è un progetto enorme che nasce in Piemonte da Chris Bengel e è molto diffusa in tutta Italia. Tanto è vero che i nostri camperisti mi hanno raccontato che cosa, Enrica? Che noi siamo andati nella zona delle Langhe, ne abbiamo viste tantissime, siamo andati proprio alla ricerca di diversi colori, sempre in panorami bellissimi, in mezzo alle vigne, ai frutteti, e è stata una bella esperienza anche questa per andare alla ricerca. Insomma, è un bel progetto che ci piace, però non Sarto. Fermiamoci troppo perché siamo in compagnia anche della nostra guida Michele. Buongiorno Michele, no, vieni qui vicino a me. Che ci racconta quali sono le attività che possiamo fare oggi qui su questo altopiano di Asiago. Beh, innanzitutto siamo su un territorio immenso che offre tantissimo, stagioni invernali, come dire, le abbiamo tutte, nel senso che abbiamo le sci da discesa, le sci nordico, le sci quelle da fondo, siamo proprio sul clou, come lo vediamo benissimo, si presta tantissimo per quella che è l'attività estiva. E quindi la mountain bike, le passeggiate. Possiamo fare di tutto e di più. Questo è un territorio che ha anche un valore legato alla storia, alla memoria. Certo, se restiamo su quella che è la storia da non dimenticare, quindi la storia abbastanza breve e vicina, qua, fatalità vicina, abbiamo il Sacrario Militare di Asiago e quindi ci dà l'innesco per parlare della Grande Guerra. E proprio velocemente avremo frontalmente il Forte Verena, dove è partito quel primo colpo di cannone sancito l'entrata in guerra dell'Italia. Quindi 41 mesi di guerra, quindi un territorio che ha tantissimo da raccontare, e questo è altro. Allora, tu Michele lo vedi, l'avete visto anche noi, voi il nostro Gigio Blu, quindi mi sembra il caso di aggiornare anche su come prosegue il nostro viaggio. L'abbiamo portato fino a qui a 1360 sì. metri di altitudine, però ieri eravamo dove? Ci trovavamo in provincia di Belluno, sul lago d'Arsie, quindi per arrivare fino a qui ad Asiago abbiamo percorso ben 50 chilometri. Voglio chiedere ai nostri camperisti come è stato questo viaggio. Un bellissimo viaggio in mezzo alla natura con dei bei panorami, veramente bello. Bello. E rilassante. Vi sta piacendo il Veneto? Tantissimo, e poi insieme a te è ancora più bello. Oh, sì, sì, stiamo bello. Benissimo, stiamo vivendo veramente una bella avventura. Anche perché l'avete visto nel servizio che è andato in onda inizio sì. programma, ieri siamo riusciti a convincere anche okay. ad Andrea insomma, sì. a fare una sì. bella avventura. Com'è stato il rafting? Bello, me l'aspettavo lo vedo. Un po' più pauroso, però l'ho superato bene. Bene, Lisa. Lo vogliamo dire anche la difficoltà maggiore? Sì. No, continua, ci stiamo per salutare, ma finisci pure. Sì, perché Andrea aveva anche una bella difficoltà da superare, insomma, la paura di nuotare, del nuoto, quindi complimenti Andrea. Sì, perché io purtroppo non so nuotare, quindi così insomma. Nel fiume era un po' pericoloso, però è andato tutto bene. Ed ora riflettiamo sulle attività da fare qui oggi. La nostra guida Michele mi ha detto che ci sono ben 500 chilometri tra strade bianche, sentieri da poter fare. Collegandoci un attimino a quello che dicevamo prima, 500 chilometri lasciati solo come strade militari e più tutta la sentieristica, quindi c'è un mondo immenso per quel che riguarda l'escursionismo. E Andrea, sono sicura, vuole scoprire, vero? Bene, sì, facciamo 500 metri, penso che può andare bene. Elisa, non pensateci troppo perché ci colleghiamo tra poco, ok? Tra poco, ciao Roberto. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Elisa Silvestrin con Andrea e Enrica. Vediamo. Che state combinando? Ah! E via! Attenta! Mannaggia, proprio in diretta, non si può! Attenzione! No, il microfono! Non confondere il microfono con la pallina! Mamma. Ciao ragazzi, ciao. Non il microfono, è vero! Sì, brava! Insomma, noi abbiamo deciso di divertirci anche oggi in diretta, siamo sempre
in diretta dal Monte Eicar, dove in un campeggio dove questa notte hanno dormito la nostra Enrica e il nostro Andrea. Io ho già il fiatone dopo... Vabbè. Ma non sai giocare sì, a tennis. Enrica però oggi mi ha fatto... Io so giocare più a padel, vero, però... Dai, me la cavo anche a tennis, insomma. La nostra Enrica, avete visto chi ha trovato qui al campeggio? Samuel, questo bel campeggiatore con la passione del tennis, e noi siamo molto contenti, Enrica, perché oggi Samuel può insegnarci, insomma, qualche colpo. Se non altro l'inizio, sì, è vero, noi giochiamo spessissimo, giocare qui è un'altra cosa, siamo a 1000 passametri, è giù impensabile giocare così. Ecco perché ho il fiatone, questa è più difficile qui. Insomma. Altitudine. L'altitudine. Vabbè, insomma, qui a campeggio ci si diverte tantissimo, tra l'altro ho visto Samuel, sono molte le ragazze che vogliono giocare con Samuel, come ad esempio... La moglie. Perfetto, Enrica, a proposito... Di moglie e marito. Tuo marito dov'è? Lui è fuggito perché il tennis era troppo pesante, Andrea, per lui. Ma me lo state facendo facciamo stancare, vedere, Andrea, ragazzi. Guardate stare. Andrea cosa ha scelto. Le bocce, no. Andrea si sta dedicando alle bocce. Sì, Andrea saluta, siamo in diretta. Ciao. Ciao Andrea. Vabbè, diciamo che Andrea ha tante qualità. E... Sì, però a volte lui ha tante qualità. Per esempio, gli piace tante cose, ha tanti interessi, però i sport, quelli un pochetto faticosi, cerca di lasciarli ad altri. E tu Enrica come fai? Perché invece ti vedo che sei abbastanza attiva, ti piace andare in bicicletta, ho visto. Qualche volta facciamo ognuno il suo hobby, diciamo, il suo sport. Io magari vado a camminare, lui mi va a fare foto, non è proprio lo sport, però lui piace questo indietro, e Enrica, qualche comunque, volta facciamo. C'è libertà, ognuno segue le proprie... passioni. Roberta dice che sei brava perché non ti tiri mai indietro. Vero. Veramente, per quello più c'è avventura, più adrenalina, più fa per me. Voglio provare tutte. Bene, brava. Alle nostre spalle, poi non lo vedete, forse c'è anche un parco giochi per i bambini. E insomma, Andrea e Enrica hanno cresciuto il loro figlio proprio con i viaggi in camper, nei campeggi. È cresciuto con noi fino a quasi 18-20 anni, è venuto sempre insieme a noi e per farlo contento cercavamo sempre strutture dove c'erano bei giochi, belle altalene, andavamo a parchi giochi acquatici, così anche per farlo contento. Tutto questo per dire che al campeggio davvero ci si diverte. Adesso vorrei chiedere però ad Andrea, vieni a giocare un po' con noi a tennis? No, sì. No, internazionali d'Italia. Dice, ci sono. Dice che ha fame. Ho fame, Andrea, hai fame. Come ha fame? Senti Enrica, ma come sta andando questa avventura? Ti trovi bene? Sempre più bella, mi dispiace che tra poco invece finisce. Siamo al penultimo giorno e adesso mi stavo ambientando proprio veramente bene. Mi dispiace proprio, guarda, veramente, non pensavo mai di divertirmi così. Dico la verità, Enrica. Pure a me dispiace che sta per finire, non ci voglio pensare, non ci pensiamo fino a... Io veramente, guarda, stavo proprio bene, sto bene, mi sto ti divertendo legge tanto. Ti legge questa cosa, Enrica, ti si vede, si vede che ti stai divertendo tantissimo. Infatti, non si nasconde niente, anche perché non stavo facendo finta, ecco. Allora, visto che Andrea prendiamo a questo punto fame, a giocare un po' a tennis, sì. Andrea lo lasciamo Elisa, lì. Elisa, dovete far mangiare il povero Andrea, sì, preparate sì. Il pranzo, è lo spuntino, facciamo ci vediamo tra poco. È sciupato Andrea. Sì, noi però volevamo giocare un po' con Samuel, no? A vabbè. Dopo, ragazzi. Ciao, torneremo più tardi da Elisa Silvestrin e la coppia di camperisti simpaticissimi. Roberta Tinto, sì, noi siamo stati ospitati dalla signora Valerio che è qui dalla signora Valeria, scusate, ho preso troppo sole prima a giocare a tennis. Valeria è da Vicenza e viene qui al campeggio. Lo vedete, guardate, innanzitutto facciamo i complimenti alla signora Valeria per come ha abbellito questa casa che è composta dalla sua caravan più c'è la casetta di legno. Sì, è tutto il mio giardinetto che è la mia gioia per tutta infatti l'estate, diremo. E la gioia sua è anche nostra perché I per noi nani. Stare qui cioè, è gioioso veramente. Avete visto anche i sette nani? Sì, ma l'avevo già pensato. Guardate prima di vederli, sembrava proprio quella casetta lì di Biancaneve, sì. Vero, dei sette nani. Tu sei Biancaneve.
è così. Però insomma, oltre ad averci accolto in questa bellissima casetta, la signora Valeria ci ha anche offerto, ci ha anche preparato lo spuntino del camperista, oh, oggi con le specialità qui di Asiago. Aspetta. Si chiama raclette, è formaggio pennarone fuso con polenta, speck e funghi, fatto dal ristorante Eccar di Asiago. Buon appetito, ecco. Allora, Elisa, non ti disturbiamo più. L'ha gentilmente offerto. Salutami Andrea e tutti da parte mia di Grazie, sono soddisfatto oggi. Dai, ciao Andrea, puoi mangiare. A domani, Elisa, buon pranzo. Ciao, Tinto. Perché dobbiamo scoprire che cosa ha combinato la nostra apprendista camperista Elisa Silvestrin con Andrea ed Enrica. Vediamo. Enrica? Sì? Enrica, guarda cosa ho trovato. Belli. No, bellissimi. Sì? Guarda, li ho trovati. Sì? Ah, belli questi. Secondo me sono perfetti, eh. Belli. Che dici? Guarda, sì, adesso... Anche perché, sai, io vorrei tanto fare un regalino a Roberta e a Tinto. Certo, adesso ti faccio vedere come funziona. Iniziamo con... qualcosa di un po' semplice, disegniamo qualcosa di semplice, sì. Io voglio questo sasso, sì. A fantasia. Scusa Enrica, ma in tutto questo poi Andrea dov'è? Sai dov'è? Guarda, penso io, ci penso io dov'è. Sicuramente, se è come penso, ma dove lui sta andando? Sta facendo... credo, cioè, la bestia sta proprio dormendo, sì, lasciamolo fare. Lasciamolo fare, intanto facciamo il nostro disegnino. Alessio, non credere che questi li abbia fatti tu, eh? Come no? Ma Andrea quanto dorme? Ah, se non lo svegli, ah, può dormire tutto il pomeriggio. It's a beautiful day. It's my turn to fly. A Tinto e Roberta, tutti e due. No, uno bisogna regalarlo a Tinto. Ah, ok. Roberta. Dimmi te. You might have had me caged before, but not tonight. And you may be... Tesoro, però il tuo uomo è arrivato il momento di svegliarlo. Sì, è vero, se no si fa tardi. Può dormire sempre. Lui dormirebbe tutto il pomeriggio, andiamo a svegliarlo. Vai tu, se arrivo io poi faccio il disastro. Dai, con le buone non si può fare così. Amore, amore. Sì, vabbè. Andrea! Su! È ora. Viaggio di camper continua. It's a beautiful day. Mi stanno troppo Mamma simpatici. Mia, hai visto? Sveglia, sveglia! È vero, il viaggio di camper continua. Ci collegheremo più tardi con la nostra Elisa Silvestrin. Colleghiamoci con la nostra Elisa Silvestrin. Elisa, a mezza selva. Ciao Tinto, ciao Roberta. Buongiorno dal Veneto. Buongiorno dai camperisti. Oggi abbiamo parcheggiato il nostro camper proprio qui vicino perché abbiamo deciso di fare una bellissima passeggiata nel bosco. E voglio mettere subito agli atti che oggi il nostro Andrea ha cambiato atteggiamento. Infatti lo vedo entusiasta di fare questa passeggiata. Come mai? Sì, oggi mi sento in ottima forma. Forse sarà il luogo che dà energia e mi sento benissimo. È vero, che poi ieri hai riposato. È vero, anche quello. Però questo è un luogo magico, come hai detto
tu, perché guardate, Enrica, vieni fuori, ecco la nostra Enrica. Questo luogo è disseminato di opere d'arte, come ad esempio questa, realizzata interamente con il legno, materiali naturali. Ci troviamo a Roana, nella frazione di Mezzaselva di Roana, in provincia di Vicenza. Siamo sempre sull'alto piano dei Sette Comuni. E qui guardate anche la creatività. Questo è un tronco sul quale è stato realizzato uno splendido sdraio. Ottimo per rilassarsi, però non è ancora questo il momento. Insomma, un sentiero dove l'arte e la natura trionfano, creato dal nostro artista, ideato insomma da Marco Martalar. Come nasce questa idea? Nel 2016 ho cominciato a scolpire in bosco, io sono scultore del legno, e praticamente mi è venuta questa idea di cominciare a lavorare sui tronchi che si trovano in natura qui già morti. Ed ecco, è una buona scusa per venire in bosco a passeggiare e trovare arte con e natura. Questo è un sentiero libero a tutti, mi hai detto che ci sono tante famiglie che vengono qui, anche i bambini che si divertono. Sì, si divertono con i genitori e poi i bambini amano la natura e la scusa, la proprio scusa delle opere d'arte fa sì che interagiscono anche con la natura, apprezzano sia l'arte e il bosco e l'ambiente che noi abbiamo qui in alto piano. Ecco, vieni qui Marco, perché ci troviamo proprio di fronte adesso a una delle tue tante opere d'arte che ci sono qui. Che cosa rappresenta? Si intitola Faggi. Sì, Faggi. Praticamente quest'opera l'ho realizzata con la tempesta Vaia. Ricordiamo che questa tempesta Vaia che nel 2018 ha causato tantissimi danni. Sì, sono caduti oltre 20 milioni di alberi e questo è uno di essi praticamente. E l'ho scolpito direttamente appunto nel posto, ho scolpito una mano, l'essere umano, che deve sostenere la natura. Sopra c'è un piccolo faggio che sta crescendo. La speranza è che questo albero vada giù e si appoggi a terra e il faggio si radichi e cominci di nuovo a crescere, come rimpolpando di nuovo il bosco praticamente. Marco, guarda, complimenti, perché è proprio un simbolo di rinascita, insomma, hai fatto rivivere un albero che è stato sradicato, poi anche la mano che è il simbolo un po' dell'uomo, del lavoro dell'uomo che deve sostenere la natura. Vi piace? Sì. Moltissimo, molto significativa. Quante opere ci sono poi in tutto questo sentiero? Sì, questo è un percorso che ha circa 25 opere d'arte. È un sentiero ad anello di 2,5 km, si fa comodamente in 1.5 ore. E praticamente è gratuito perché è libero in bosco. Sì. Scusa Marco, 1.5 ore. Oggi il nostro Andrea, 1.5 ore? Sì, lo facciamo tranquillamente, anche di più, dai. Bravo. Volentieri, bravo, vedi? Ottimo. E poi c'è un'altra cosa che volevo dirti, Marco, perché non sei l'unico artista qui, abbiamo anche Enrica, a cui piace dipingere i sassi, guarda che belli. Bellissimi. Tinto, Roberta, vi piacciono? Moltissimo. Sono bellissimi. Questi grazie. Sono i sassi che abbiamo disegnato per voi, realizzato per voi. Grazie. Sì, l'abbiamo fatto proprio per voi, almeno vedete come funziona. Sì. Grazie Enrica. Ecco. Marco, so che ha anche una proposta per Enrica, perché quando ha visto questi sassi cosa ha pensato? Che potrebbe venire a disegnare uno gigante qui. Perché qua ci sono dei massi giganti. Sono tutti grandi. Bene, una collaborazione artistica. Chi lo sa? Tinto, Roberta, sì, collaborazione artistica. Perché no? Perché no? È un onore veramente. Adesso ci organizziamo e ci diamo l'appuntamento a tra poco. Meraviglioso, ringraziamo Elisa Silvestrini, è proprio il caso di dire un museo a cielo aperto. Elisa! Torniamo in Veneto! Sì, continua la nostra passeggiata nel bosco, sì, camperisti ci siamo tutti, è già una bella cosa.
Ci troviamo a 1300 metri di altitudine, siamo sempre in diretta da Mezza Selva di Roana, provincia di Vicenza, e se prima ci siamo dedicati insomma all'aspetto artistico, sì, di questo sentiero, adesso ci concentriamo sull'aspetto della natura. Lo facciamo con Massimiliano, la nostra guida naturalistica, e direi di partire subito da, guardate, da questa voragine. Di che si tratta? Beh, questo è il Tageloc, che significa il buco delle cornacchie, probabilmente. Tutti i vari fessi carsici che troviamo nelle nostre montagne hanno dei nomi, sono tantissimi, perché proprio qui, come nelle Dolomiti, abbiamo una roccia calcarea che viene erosa dagli agenti atmosferici, quindi neve, pioggia e altro, e creano questi pertugi che possono essere profondi anche centinaia di metri. Già solo guardarla, affacciarsi così, è davvero uno spettacolo emozionante. Massimiliano, però mi raccontavi che questo è punto di partenza per raggiungere poi diverse mete. Sì, esatto, qui proprio a destra parte un sentiero molto bello che arriva fino alla cima del Monte Verena, uno dei posti più panoramici che abbiamo. Pensati che quando arriviamo lì, se abbiamo il cielo terso, vediamo contemporaneamente le Alpi svizzere e la Laguna di Venezia. Che bello, quindi da fare questo percorso in bicicletta, penso. Ma allora, si può andare in bicicletta, in e-bike, ma il modo migliore per gustare il nostro territorio è sempre a piedi. Una maniera dolce, molto rispettosa e soprattutto che ti permette di scoprire tutto quello che abbiamo. Che meraviglia, so che già qui si può cercare qualcosa di buono, vero? Eh sì, adesso è proprio la stagione dei funghi, i nostri boschi sono pieni di funghi e di gente che li cerca, ovviamente. Questo ci piace tantissimo perché noi dei funghi proprio... Sì. Sì. Ci piacciono. Ci piace. Sì, sì. Sei esperto? Sì, a mangiarli. A mangiarli, no, bisogna essere esperti di funghi, ragazzi. Bravo, non siamo esperti, quindi non possiamo raccoglierli, è vero? Bisogna stare molto attenti. Con i funghi, come con le erbe, bisogna proprio raccogliere solo se si è sicuri, perché altrimenti si va incontro a qualcosa che può essere veramente un brutto quarto d'ora o una brutta giornata. Insomma. E questo è un messaggio molto importante anche per i bambini, vero? Perché mi raccontavi che qui c'è la bella donna che è molto, insomma, è velenosa. Sì, la bella donna, come tante altre piante, hanno delle sostanze che sono velenose, alcune ingerendole, alcune al contatto. E quindi, di nuovo, se non conoscete, non toccate. Lasciamoli là, soprattutto i bambini devono stare attenti, e questo vale per questo bosco e per tutto quanto il territorio montano. Bene, ragazzi, oggi purtroppo è il nostro ultimo giorno qui in Veneto. Allora, io ho fatto un racconto di quello che è stata la nostra settimana. Guardiamolo insieme. Vediamo. Caro diario di viaggio, questa settimana in Veneto ho potuto riassaporare l'aria di casa, rivedere i luoghi della mia infanzia, circondata dalla natura che a me è più familiare e che ho avuto il piacere di condividere con Enrica e Andrea, marito e moglie marchigiani che con il loro camper soprannominato Gigio Blu hanno girato tutta l'Europa. È stato un viaggio avventuroso. Per la prima volta abbiamo volato con il parapendio, fatto rafting sul fiume, ammirato il territorio da nuovi punti di vista. Enrica mi ha fatto riflettere su quanto può essere bello sorprendere il prossimo con un semplice sasso, ma decorato con amore. Da Andrea ho imparato che è giusto anche ritagliarsi degli spazi per rilassarsi, soprattutto se poi ci si mette alla guida. Grazie ragazzi, perché mi sono trovata immediatamente a mio agio con voi e non scorderò mai le tante risate che ci siamo fatti insieme. Buon chilometro. Sempre emozionante, no? Il saluto con i nostri camperisti, Elisa, veramente. Sì, no, è stata una settimana bellissima, io davvero non voglio che finisca come ogni settimana, però questa poi è nella mia terra, anche voi
Vi siete trovati bene? Benissimo, ci dispiace tanto. Avremmo voluto che continuasse ancora un altro po'. Vabbè, però non è ancora proprio finita. No. Adesso tanto ci rivediamo, so tra continuare. Poco, Elisa, per a i saluti poco. Reali. Però dai. Ci vediamo tra poco. A fra poco, grazie Elisa Silvestrin. Rimaniamo però in Veneto perché... Elisa! Ragazzi, noi continuiamo a divertirci fino alla fine, così si fa. La nostra Enrica Almano, il mio diario, perché mi ha scritto una bellissima dedica per tutti noi. È stata un'esperienza meravigliosa, per noi un onore averti accolto nel nostro piccolo ma grande Gigio Blu. Insieme a te siamo andati alla scoperta della tua terra d'origine. Ringraziamo di cuore tutti, dalla troupe, a Roberta, a Tinto, che ci hanno fatto vivere un bellissimo sogno. Ah, che ti bello. Bacio per tutti, anche per Tinto e per Roberta. Andrea, vieni. Grazie. Che bello, perché poi le sorprese non sono finite qui, perché vogliamo concludere in bellezza con lo spuntino del camperista che ci ha preparato Giampaolo, le specialità di questo territorio. Le nostre specialità, i formaggi tipici dell'Altopiano, un piatto tipico con funghi, una polenta con sidra, che è un piatto antichissimo, veramente ci parliamo dei tempi, altri formaggi con una polenta particolare fatta con le patate e un'altra polenta che anche questa è una polenta diversa che si abbina benissimo allo speck e alla soppressa. Bene. Io ve l'avevo promesso, ragazzi. Prendete il calice in mano. Cibo buono e anche dell'ottimo vino. Calice in mano. Brindiamo alla vostra. Grazie, ringraziamo Elisa. Tantissimo Andrea e Enrica. Grazie mille per questa settimana insieme ai nostri amici marchigiani. Grazie Elisa Silvestrin. Sì, che bella settimana, mio caro Tinto, è stata una settimana bellissima, tantissimi luoghi visti straordinari, tantissime mete scoperte, il nostro camper in giro per il Veneto, come vediamo dalle immagini, grazie a Luigi. Luigi e Laura in regia, poi abbiamo volato con il parapendio. Abbiamo avuto una coppia di camperisti che non si sono veramente tirati indietro, nessuna esperienza che... Insomma, Elisa li ha presentato, sì, poi il nostro Francesco Gasparri. Sì, Francesco Gasparri nel Lazio. E voglio dire, anche la prossima settimana noi ci saremo.